Buongiorno, buongiorno, buongiorno dottore, buongiorno. Grazie per essere qui. Grazie a te per l'invito. Buongiorno Lombardia, rappresenti un'eccellenza del nostro territorio. Dottor Malek, io vorrei sapere come alla fine com'è che è nata, com'è che hai pensato e detto io apro la clinica Isber. Allora, l'idea era, la mia famiglia si occupa di sanità da sempre, avevamo dei poliambulatori, mi rendevo conto che era un lavoro incompleto per quello che riguardava la cura del paziente. Il concetto era di mettere il paziente al centro del progetto, di permettergli di entrare in una struttura dove potesse fare tutto, dagli esami del sangue al ricovero, all'intervento chirurgico, alla risonanza. E il gruppo Isberg com'è che... Nasce dal mio papà, che è mancato l'anno scorso, che era un medico imprenditore, perché comunque aveva intuito già negli anni 80 la possibilità di sviluppo di una sanità privata e convenzionata, pubblica, insomma, mista. Quindi è bellissimo questo, no? Dal papà si va avanti in un'attività molto importante, un'attività che comunque poi alla fine rende felici la gente, perché poi alla fine voi curate le persone, sì, e le rendete anche più belle. L'importanza è quella di mettere al centro del progetto il paziente, quindi il malato, cercando di curarlo a 360 gradi. Abbiamo cercato di sposare anche un ambiente che non sia prettamente un ambiente medico, perché la struttura è una struttura piacevole anche dove andarsi a curare. Quindi abbiamo trovato in centro città Varese questo meraviglioso immobile che ha un corpo storico del 1700. Da lì è venuta l'idea di raggruppare tutte le attività. In un contesto pazzesco, sì, praticamente. Abbiamo puntato moltissimo sulla tecnologia, perché credo che sia fondamentale ai giorni nostri essere diciamo all'avanguardia, e anche in quello è stato scelto di fare delle sale operatorie particolarmente performanti. Le nostre sale sono un ISO 5, che oggi è un criterio di sterilità particolarmente elevato, credo che sia il più alto che c'è oggi certificabile in Italia. E collaboriamo con più di 100 medici e quindi copriamo tutte le specialità praticamente. Sono tutti medici con un'esperienza, con dei ruoli importanti anche a livello universitario, ospedaliero, e sono tutte persone che comunque apportano tanto know-how alla clinica, e quindi per me è una questione anche insomma di cui mi vanto. Insomma, l'indirizzo che ho voluto dare alla clinica è quello di non fare l'esaminificio, di lavorare molto bene, quindi per noi non cambia nulla, l'esame fatto con la mutua è uguale all'esame fatto privatamente, le tempistiche sono le stesse, il medico che referta è lo stesso e la tecnologia utilizzata è lo stesso, non facciamo differenza, perché comunque è giusto così. Per quello che riguarda la parte chirurgica facciamo praticamente tutto, quindi chirurgia plastica, tantissima ortopedia, urologia, ginecologia, otorino. La tecnologia è fondamentale, quindi ha fatto passi da gigante. Dare uno strumento di alto livello a un professionista permette al professionista di lavorare molto meglio. Sì, ma la prevenzione è fondamentale, perché oggi le patologie prese nel momento giusto, si ha la possibilità, abbiamo la tecnologia per prendere nel momento giusto, e questo è una grande opportunità. Anche la fisioterapia è cambiata, è diventata più moderna. Quell'apparecchiatura con quel video si chiama D-Wall, è un'apparecchiatura che ha dei sensori annegati nel pavimento e dei sensori nella parete di fronte. Cioè, quindi esci Iron Man praticamente. Il paziente vede se stesso e la macchina ti guida a fare degli esercizi, ha delle pedane collegate per la stabilometria, si può fare sia preparazione atletica che recupero funzionale. Noi quando facciamo la protesi d'anca per via anteriore, se il paziente è operato la mattina, il pomeriggio viene già messo lì in piedi. Ma vero? Sì, e già inizia, viene messo in posizione retta. Oggi la fisioterapia è questa, è fisioterapia, trattamenti manuali ovviamente e apparecchiature di questo genere. Di altissimo livello, stupendo. Dottore, grazie, perché ci hai raccontato anche veramente una bellissima realtà e un bellissimo esempio di imprenditoria sul territorio. Quando si dice averne, diciamo, gente che investe e che fa andare avanti comunque un'attività così importante. Ti ringrazio per l'invito, sei stata molto gentile, per la chiacchierata, mi ha fatto molto piacere. Grazie dottore. Grazie a te.